ma per poter comprendere fino in fondo che l'iniziativa che hanno preso è tutto un pretesto. Sì, sì. Bisogna illustrare alcune cose, anche per dimostrare che nonostante avessero già tanti problemi da affrontare in preparazione dell'avvento dell'estate, lungomare, pulizia e tutte le altre cose, se ne sono inventati un altro di problema per risolvere qualche altro loro problema. Hanno giustificato la storia dicendo che c'è un'esigenza cittadina da risolvere, ovvero sistemare i camper in un'area apposita. Su questo non abbiamo mai avuto nulla in contrario e in passato lo abbiamo anche rimarcato, però per risolvere questa esigenza cittadina forse non basterebbe neanche tutta l'area del Parco de Curtis. E questo come primo punto. Secondo punto, l'anno scorso fu fatto un censimento dal, posso dirlo, comitato civico, senza nome, sottolineo civico, insieme ad assessori di competenza per rilevare possibili aree da utilizzare a parcheggi e perché no anche per camper. Ebbene, di quel censimento non ne hanno fatto nulla, forse perché è stato più facile occupare indisturbati un'area pubblica, così da non disturbare convenientemente i proprietari dei terreni, capite? Poi hanno parlato dell'utilizzo di una parte del parco, ma lo sfondamento che hanno fatto per non cozzare con gli interessi del parcheggio che poi andremo insieme a vedere, lo hanno già modificato un paio di volte dopo il mormorio popolare che c'è stato, per cui non hanno niente di stabilito sull'ampiezza dell'area destinata e navigano liberamente a vista senza riferire pubblicamente nulla di preciso. E poi, quando fu richiesto con una raccolta di firme che il comune acquisisse dalla regione l'area per gestirla in autonomia, probabilmente hanno interpretato la richiesta facendosi dare un'autorizzazione ma solo per realizzare un'area camper. Ma l'aspetto più terrificante di tutta la storia è che, come ormai usuale, hanno agito di nascosto e arbitrariamente all'insaputa della popolazione, confidando anche nella certezza che questa dorma continuamente e nella mancanza di elementi di controllo. E allora anche per questo questa sera siamo qui, per dare un segnale forte a tutta la città dicendo basta a questo spudorato malaffare che l'attanaglia, di cui si continua a tacere o far finta di niente e che la degrada più di quanto già non lo sia, perché di questo si tratta. E attendiamo anche i risvolti delle ultime notizie di stamattina, non so se avete saputo. Questa sera dunque è un'occasione anche per poter esprimere tutto lo sdegno come cittadini stanchi di una politica che li manipola e li considera solo giocattoli elettorali, che devono soltanto accettare decisioni calate dall'alto senza che vengano interpellati per ascoltare le loro reali necessità o che devono asservirsi ai voleri dei politici in cambio di favori per ottenere le cose. Sono i cittadini che sono chiamati a controllare e decidere per la difesa e la salvaguardia del territorio nel nome del bene comune ed è il popolo sovrano che decide e detta le condizioni per la vita civile. Il popolo sovrano.